È una delle rievocazioni storiche più antiche delle Marche, una manifestazione dalle origini medievali che anima l'antico borgo sin dal 1847, quando per la prima volta la processione fu inscenata dalla confraternita della Maria Santissima Addolorata. Il Cristo morto, la processione del Venerdì Santo avrà inizio alle ore 21:30 con partenza dal santuario della villa per proseguire poi sino alla piazza. Come vuole la tradizione, le vie del centro storico saranno percorse da soldati romani che a piedi e a cavallo apriranno il corteo scortando Cireneo, incappucciato e impersonato ogni anno da un fedele che mantiene anonima la sua identità. Il corteo proseguirà con gli apostoli, le pie donne, i popolani rappresentanti delle arti e dei mestieri del paese, tutti raffigurati da uomini, donne e bambini del luogo. A concludere la sfilata non mancherà l'antico cataletto su cui giace il corpo del Cristo morto, appoggiato sulle ginocchia della Madonna Addolorata. Durante la processione verranno letti brevi meditazioni della Via Crucis che aiuteranno i presenti al raccoglimento e alla preghiera. Partecipano tutti i cittadini, tutta la comunità di Saltara nell'organizzazione di questo evento. Le varie associazioni, quindi la Proloco, l'Associazione delle Arti, la Parrocchia di San Giovanni Apostolo e il Comune di Saltara, insieme a tutta la comunità, si organizzano per allestire questa tradizione, insomma, per portare avanti questa tradizione. Non mancherà inoltre la passeggiata nel borgo per visitare la Via Dolorosa, che ricostruisce negli angoli più caratteristici del centro storico una serie di quadri plastici tratti dalla Passione di Gesù. Altro momento immancabile della processione del Cristo morto a Saltara è rappresentato dalla Via Dolorosa, che sarà visitabile a partire dalle 19:30 e che si snoda nelle suggestive vie del borgo di Saltara, ricostruita attraverso quadri plastici a grandezza d'uomo. Ricordiamo che dalle 19:30 sarà visitabile e aperta a tutti anche la chiesa del Gonfalone.